Piero Braglia, allora, Buonasera. mister, partiamo dal secondo tempo. Un Avellino che ci ha messo il cuore, ci ha messo il carattere, ha sfiorato anche il ribaltone con la traversa di Silvestri, però le difficoltà ci sono state. Che partita è stata? Io, primi fino all'espulsione, penso che avevamo creato un sacco di occasioni. Abbiamo preso un gol ingenuo, stupido, perché ce lo siamo fatti. Si può far passare in quella maniera lì in avversario, non si può arrivare in ritardo in quella maniera lì, comunque lo voglio rivedere. È un peccato perché si stavano esprimendo bene, stavano giocando bene. Purtroppo non è la prima volta che siamo qui a commentare un pareggio e addirittura un'espulsione, perché ora iniziano a essere un pochino troppe. Bisogna darsi un po' una calmata sotto questi aspetti, perché non ci deve far prendere il nervosismo, perché poi dal nervosismo e nasce problemi, no? Abbiamo provato a vincerla anche nel secondo tempo, abbiamo lasciato le due punte, abbiamo inserito solo un centrocampista, però non ci gira nemmeno bene, no? Pali, occasioni sbagliate, 3.000 cross, ci arriviamo sempre dopo. È un momento, sì, è un momento in cui dobbiamo capire bene le nostre situazioni, perché troppo nervosismo. Io non riesco a capire nemmeno queste espulsioni di continuo, il fallo di reazione, che poi sia da espulsione o no, poi giudicano loro, non è che poi dipende da te o da altre cose. È un peccato che poi va a vedere e ti manca punti, questo è poco ma sicuro. Però tanto lamentarsi non serve a niente, lamentarsi non serve a niente, bisogna capire bene alcune cose, bisogna recuperare i giocatori che anche oggi mancavano e cercare di dare le risposte sul campo. La squadra ci ha messo tutto quello che ci poteva mettere, come hai detto anche giustamente te, non è bastato, bisogna guardare alla prossima partita, cercando di recuperare le persone, farle stare bene e poi giocarci quello che ci dobbiamo giocare. Ecco, mister, a proposito dell'espulsione di Carriero, non so, le chiedo se la sua sensazione è che ci sia un pizzico di nervosismo, forse dovuto anche dai due pareggi No, ma precedenti. non sono pareggi secondo me, perché proprio pareggi io non li vedo sereni, io non li vedo tranquilli, forse le aspettative si sono alzate troppo inizialmente, l'anno scorso sono venute dopo, adesso sembra che noi dobbiamo sempre, chiaramente porti addosso un nome, lo capisco, però se reagisci in questa maniera ci facciamo solo del male. Cioè, dobbiamo stare un pochino più sereni quando giochiamo, non cadere. Non c'era nemmeno motivo, secondo me, perché lui è entrato, ha preso la palla, va bene, ha smanaccato. E comunque è stato il quarto uomo, non l'arbitro. Però non cambia la sostanza. È un peccato perché, lo ripeto, per me la squadra ha fatto una buona gara, ha cercato sempre di vincerla anche in 10. Non sempre poi ti vanno bene le cose, però la volontà, il cuore, ci hanno messo tutto quello che potevano metterci, a volte non basta e rompere le Mister, le condizioni di Gaudio saranno recuperabili in pochi giorni? scatole. Ma sì, Di Gaudio penso che abbia avuto un'infiammazione, una cosa del genere. Molto probabilmente giocando subito perché si è fermato Mikoski, l'abbiamo caricato un po' troppo, gli è venuto fuori sto problema, è inutile che rischiamo di perdere giocatori per un mese per una partita. Poi la partita la stavamo facendo bene, non è quello il problema. Il problema è non perdere giocatori per lungo tempo, perché poi dopo lo paghiamo. C'è il tour de force, no? Le tre partite in 8 giorni, c'è subito la Coppa Italia mercoledì e poi si va In Coppa Italia lunedì in casa andremo. della capolista a sorpresa Coppa Monopoli. Italia sarà un'occasione per quelli che non giocano per dimostrare che possano giocare anche dall'inizio, perciò